A me è stato chiesto di inquadrare storicamente appunto il contesto in cui è avvenuta il processo a Pierpaolo Pasolini. Devo lievemente smentire quanto diceva Fabio all'inizio parlando dell'importanza della Costituzione repubblicana nel dopoguerra, perché per la storia dell'omosessualità si applicano dei criteri cronologici diversi, ossia se per la democrazia in Italia è il 45 la data, l'approvazione della nuova Costituzione, per l'omosessualità le date sono diverse, cioè il 1929 e il 1971 quando nasce il movimento di liberazione omosessuale. E la vera cesura infatti noi l'abbiamo nel 29 con il concordato, quando la società, il mondo politico italiano decide di fare un accordo con la Chiesa Cattolica. E quindi cambia il paradigma con cui la costruzione post-unitaria aveva fino a quel momento affrontato la cultura e il problema dell'osceno. Noi abbiamo un codice penale, pre-codice Rocco, che nasce dalla tradizione della Rivoluzione francese, che si era posta proprio come obiettivo all'abolizione della censura, salvo determinati casi in cui rientrava tutto quello che volevano far rientrare, non importa, era il principio quello che contava. E se noi osserviamo quelli che sono i processi per oscenità che avvengono nel corso dell'Ottocento, noi notiamo che la classe dirigente liberale era sempre stata molto attenta a salvaguardare dalle grinfie appunto, della censura del concetto di oscenità tutto ciò che potesse avere un valore scientifico, essendosi l'Italia costruita contro il potere papale, in senso proprio letterale, nel senso che la classe dirigente liberale ha preso a cannonate il Papa a Porta Pia, l'ha preso letteralmente a cannonate, non aveva nessuna intenzione di farsi dettare la linea, tant'è che i cattolici non entrano nella politica italiana fino al patto Gentiloni eccetera. Quindi all'inizio la politica è la classe liberale laica governa, i cattolici stanno all'opposizione. A un certo punto però i cattolici si rendono conto che stando semplicemente all'opposizione fuori dal potere non ottengono quello che vogliono e iniziano a fare pressione anche attraverso queste sono tutte cose che sono venute fuori di recente, le sta scoprendo Stefano Bolognini, che sta scrivendo una storia della pornografia in Italia, da cui vengono fuori delle cose interessanti. Ad esempio appunto che a cavallo del 1900 c'è una campagna internazionale di morale che, guarda tu caso, prende origine dagli Stati Uniti d'America, dove c'è una tradizione puritana molto forte. Puritanesimo, ricordiamocelo, non vuol dire bigottismo, puritanesimo è una tradizione religiosa, è una visione del mondo, un atteggiamento che ritiene che lo Stato abbia il dovere di tutelare i comportamenti morali dei cittadini, entrando nella vita privata. Una cosa che noi troviamo per esempio nel politically correct degli ultimissimi anni, in cui abbiamo delle persone di sinistra che vogliono decidere come dobbiamo parlare, che terminologia usare, che vestiti avere, che modo avere, cioè è proprio un'idea del mondo in cui la collettività, la legge, deve intervenire pesantemente nei comportamenti privati perché è molto importante. La nostra classe dirigente liberale invece, anche quella cattolica, e questo non lo dico io, lo dicono dei testi giuridici dell'Ottocento molto importanti, per esempio Carminati, non deve profanare la santità del focolare domestico, cioè la legge si deve fermare sulla porta del talamo nuziale, non deve interferire. Questo perché? Perché fondamentalmente il patto non scritto che c'è nell'Ottocento è che dei comportamenti morali i comportamenti morali devono essere delegati a un'istituzione che in Italia esiste e negli Stati Uniti no, cioè Santa Romana Chiesa Cattolica, ma in modo informale però. Fino al concordato la Chiesa non ha il potere formale di mettere becco nelle questioni sessuali. Questo implica che nell'Ottocento abbiamo avuto dei grossi processi per oscenità, alcuni anche per libri con tematiche omosessuali, pensiamo a Quelle signore di Umberto Notari, che fu assolto perché il carattere artistico dell'opera riscattava le rudezze del linguaggio. Pensiamo a un libro come La giovinotta di Victor Marguerite, La Garçonne,
che fu un best seller mondiale, che presenta un gruppo di persone libere di costumi sessuali e morali. Addirittura c'è un menage a trois, c'è una scena di orgia, ci sono degli esperimenti di tipo omosessuale, che rappresenta la donna emancipata del dopoguerra, della prima guerra mondiale. Questo testo viene processato, viene assolto, ed è questo il motivo per cui assurdamente durante il periodo fascista, essendo già stato processato e assolto, La Giovinotta è in vendita liberamente in Italia. Abbiamo un libro come Il Pozzo della Solitudine di Radcliffe Hall, che nel suo paese di origine, l'Inghilterra, viene processato e condannato. Nonostante venda 1 milione di copie questo libro, è il primo libro che presenta il lesbismo con un'intenzione di riscatto, di darne un'immagine che sì, riletta oggi, Il Pozzo della Solitudine, capite? Povere donne, non è colpa loro se sono nati in questo posto di disperazione, non picchiamole troppo. Però comunque c'è un desiderio da parte dell'autrice, che è lesbica, di dare una giustificazione al suo modo di essere, che è: sono nata così, lasciatemi in pace. Questo libro in Italia non è proibito, in Inghilterra è stato commerciabile soltanto dopo gli anni 60, perché la condanna lo aveva bloccato. Questo ci porta a un paradosso, secondo cui i libri che sono stati processati prima del 29, prima del codice Rocco, sono in commercio in Italia, ma nella piccola mostra che è stata presentata mi dice che ci sarà La morte di un esteta, che invece è un romanzo uscito negli anni 30, in cui è presente un personaggio omosessuale che per il solo fatto di essere presente rende il libro osceno e come tale eliminato dal commercio. Questo che cosa era successo nel frattempo? Era successo che la Chiesa Cattolica era entrata direttamente in scena attraverso dei gruppi per la difesa della moralità, attraverso delle vere e proprie ronde. La Civiltà Cattolica ha pubblicato un articolo che descrive proprio l'utilità di queste ronde, in cui gruppi di cattolici vanno nelle edicole e insultano, minacciano, naturalmente l'articolo non dice questo, fanno presente quanto sia disdicevole la presenza di pubblicazioni oscene. Pubblicazioni oscene sono pubblicazioni in cui un uomo e una donna si baciano, e non pubblicazioni in cui gli omosessuali hanno rapporti sessuali. Quello era semplicemente inimmaginabile. Quando intervistai Bernardino del Boca, che mi raccontò la sua esperienza con Scienze, Sessualità e Sesso Libertà, due riviste di Pepe Diaz, un anarchico pittore che volle dare introdurre le tematiche della sessuologia e della sessualità in Italia nei primi anni 50, lui mi raccontò di come gli avessero reso difficile la vita le ronde che Agostino Gemelli organizzava nelle edicole di Milano. Non dimentichiamoci soprattutto che l'Interpol, dopo il 1910, a un certo punto sarà nelle mani di un nazista, adesso non mi ricordo più se Goebbels o Himmler, ma anche qui c'è un altro storico che è Dario Petrosino, che sta facendo uno studio, un'analisi, di come dietro l'inasprimento contro l'omosessualità in tutto l'Occidente dopo il 1933 ci sia un piano chiaro dell'Interpol di combattere la tratta delle bianche, ossia la prostituzione femminile, quella che oggi chiamiamo pedofilia, e l'omosessualità in quanto tale. Non è una coincidenza il fatto che contemporaneamente in regimi così diversi come l'Unione Sovietica, la Germania nazista, l'Inghilterra, gli Stati Uniti vengano prese delle misure restrittive, leggi anti-omosessuali tutte insieme. C'è una strategia che coordina le polizie di tutto il mondo occidentale. E in Italia la caduta del fascismo non implica la fine di questo regime, perché il motore della repressione anti-omosessuale non è stata l'ideologia fascista in quanto tale, ma è stata proprio il crescente clericalismo. E il testimone viene preso dalla Democrazia Cristiana, che ha ereditato le leggi che le servivano, ossia il codice Rocco del 1933, che attraverso l'introduzione del reato di pubblicazione oscena
le mette in mano uno strumento che invece era mancato nell'Italia umbertina. Ripeto, esistevano degli articoli, ma con tutta una serie di scappatoie che rendevano meno facile la condanna. E abbiamo tutta una serie di esempi che dimostrano come nella visione cattolica la semplice menzione dell'omosessualità costituisca in sé un'oscenità, perché, e qui sentiamo i vari no gender, ci sono dei bambini che ascoltano e potrebbero scandalizzarsi. No, non potrebbero scandalizzarsi, potrebbero imparare l'esistenza di una scelta di vita sbagliata, che è quella omosessuale, che invece secondo il pensiero cattolico non deve esistere nemmeno come alternativa sbagliata. Questo fa riferimento a quello che ho battezzato in un mio saggio la tolleranza repressiva, che è la tradizione, credevo, è la tradizione dei paesi del codice napoleonico europeo, che fondamentalmente fanno una scelta inversa, opposta ai paesi del puritanesimo, come gli Stati Uniti, come l'Inghilterra, nei paesi protestanti, dove manca un ente come la Chiesa Cattolica che possa gestire la repressione dei comportamenti morali. C'è una chiara divisione di compiti tra Stato e Chiesa. Lo Stato in Francia, in Spagna, in Portogallo, nell'America Latina non si intromette nelle scelte morali che devono essere gestite da questo ente, la Chiesa Cattolica. In cambio esiste un vero e proprio patto sociale: la minoranza omosessuale non rivendica il proprio essere minoranza. Questo patto è impossibile laddove esistono leggi che colpiscono la minoranza omosessuale, perché per il fatto di colpirla la definiscono come minoranza. Non a caso il movimento di liberazione omosessuale nasce in Germania, dove c'è una legge, il famoso paragrafo 175, dove ci sono leggi che rendono criminale il comportamento della persona omosessuale. Non a caso il movimento omosessuale avrà il suo seguito in Inghilterra, negli Stati Uniti d'America, cioè in quelle realtà in cui la società stigmatizza un gruppo come gruppo sociale. Laddove in Italia questo patto sociale, che è continuato fino ai nostri giorni, in cui la strategia del potere non è dire gli omosessuali sono un gruppo sociale brutto e cattivo e quindi va punito, ma esattamente l'inverso. La strategia del potere in Italia è sempre stata, fin dall'unità, dire gli omosessuali non sono un gruppo sociale, l'omosessualità non esiste. Faccio parte di un gruppo di persone che hanno fatto un'enciclopedia online che si chiama Wikipink, che si sta divertendo a documentare le cose che non vengono documentate. Se volete divertirvi anche voi, vi invito ad andare a consultare la voce inesistenza dell'omosessualità, cioè le persone che hanno sostenuto che l'omosessualità non esiste. E questo tipo di scoperta di questa pensata non viene solo dalla destra o dai cattolici oggi, viene anche da sinistra, perché definirsi è limitarsi, perché noi non dobbiamo ghettizzarci in una definizione, noi dobbiamo allargare le nostre definizioni in modo tale che la definizione di omosessualità non esista più. Non esistono omosessuali, non esiste un'identità omosessuale, non esiste un gruppo sociale omosessuale. Conseguenze: non c'è bisogno di leggi anti-omofobia, perché se l'omosessualità non esiste, non si riesce neanche a definire l'omofobia, in quanto è impossibile definire chi siano gli omosessuali. In questo magma queer in cui tutti i gatti sono grigi, non esistono gatti neri che vengono bruciati al rogo assieme alle streghe. Devo dire che di questo, quanti minuti mi restano? 5. Devo dire che di questa strategia sono complici anche gli intellettuali omosessuali, in parte per mancanza di scelte. Abbiamo visto cosa è successo a Bernardino del Boca per avere tentato precocemente di parlare in modo esplicito di omosessualità. Gli hanno sequestrato il libro. Stessa sorte ha avuto Gino Olivari, di cui parlerà la mostra al piano superiore oggi, che semplicemente per avere scritto un testo sull'omosessualità che non era di condanna, si vede anche lui processato in 91-90 province italiane. E Pasolini oggi viene esaltato come un pioniere della liberazione omosessuale, che non è mai stato. Pasolini riesce a rimanere all'interno del sistema del potere culturale italiano perché non l'ha mai messo in discussione, e soprattutto non ha mai messo in discussione quello che era il ruolo dell'omosessuale. Nei suoi libri l'omosessuale è sempre il frocio,
quello che sbava dietro alla pura virilità di questi maschi eterosessuali che per denaro o per bisogno, per sfogo, perché le ragazze non glielo danno, va a letto con i froci. Pasolini ebbe un rapporto molto conflittuale con il movimento omosessuale nelle nascite. A chi avesse voglia di documentarsi indico l'esistenza nel numero di Usciamo Fuori del 1977 dei collettivi omosessuali milanesi, l'articolo Cara Pasolini, non ci siamo proprio, che rispondeva ai suoi articoli in prima pagina del Corriere della Sera, in cui sosteneva l'esistenza di un vero e proprio genocidio culturale ai danni degli omosessuali attraverso la liberazione sessuale e attraverso l'aborto. Pasolini è contrario all'aborto perché se gli eterosessuali fossero liberi dal terrore della gravidanza, i ragazzi eterosessuali smetterebbero di darlo ai froci. E questo costituisce un genocidio della minoranza omosessuale. Voi potete immaginarmi che cosa potessimo pensare noi militanti gay di queste geniali uscite del grande militante gay Pasolini. Infatti, se andate a guardare la mia bibliografia, troverete che c'è un saggio che si intitola Contro Pasolini. Pasolini non fu mai un militante omosessuale. Pasolini appartiene alla fase precedente, alla premessa del mondo omosessuale, in cui l'atto di coraggio è il fatto di essere pubblicamente omosessuale, che era una cosa che in quegli anni nessuno faceva. Il grande Pasolini omosessuale è quello delle poesie, non quello degli interventi culturali, in cui Pasolini si rivela un omosessuale del XIX secolo, in cui non riesce a concepire l'idea di una identità gay, di un orgoglio gay, di una visibilità gay. Pasolini sta al suo posto, c'è il maschio eterosessuale che è quello che definisce la sessualità con la sua virilità. E sotto di lui ci stanno la femmina e il frocio che adorano il suo fallo. In questo Pasolini è totalmente, assolutamente, irrimediabilmente superato dalla rivoluzione omosessuale. Allora, perché ne stiamo a parlare oggi? Perché nel contesto storico della sua epoca Pasolini è un documento di cui non possiamo fare a meno. Ma non possiamo dimenticare che il movimento gay non nasce dal nulla, nasce da tutto un lavorio che adesso io non ho tempo di trattare, magari ne parleranno altri, su cui sta per esempio lavorando Mauro Giori dell'Università Statale di Milano, che sta ricostruendo la censura cinematografica. È un peccato che oggi non ci sia stato spazio per parlare anche di questo, cinematografica e teatrale, che colpì per esempio la Rialda di Testori, semplicemente perché in scena c'era un omosessuale che non veniva ammazzato nel giro di 3 minuti. Andreotti in persona si preoccupò di censurare quest'opera. Ci fu tutta una serie di tentativi di intellettuali italiani, di cui magari oggi è più giovane, il nome non dice niente, ma proprio appunto come Giovanni Testori, come Coccioli, come Bernardino del Bocca, molti nomi che sono ignoti, come addirittura Gio Staiano, che fu la quintessenza dello scandalo, che continuarono a testare i limiti della censura dei tribunali italiani fino ad arrivare al punto in cui la tematica omosessuale è stata in qualche modo sdoganata, e oggi ci fa addirittura un po' ridere l'idea che abbiano potuto negli anni 90 processare un libro di Aldo Busi. E sono alla conclusione, tutto questo è per dire che la conclusione che io amo sempre trarre: niente di quello che noi abbiamo ci è stato regalato, è stato conquistato attraverso un lavoro paziente e coraggioso di persone di cui magari non ricordiamo neanche il nome, ma i tribunali non si sono alzati una mattina per dire ah vabbè, da oggi in poi l'omosessualità non è più oscena. È stato un lavoro di educazione della società, paziente, durato decenni, che non è finito, perché le tematiche in base alla quale ieri volevano processare Pasolini, oggi le abbiamo nel movimento no gender, che non è in ritirata ma è in continua espansione. Le abbiamo in una società in cui mi sento dire continuamente il mondo politico, anziché occuparsi dei veri problemi come la disoccupazione, come la mancanza di reddito, sono temi che mi stanno molto a cuore, io sono disoccupato, quindi vi assicuro che mi sta molto a cuore, invece di occuparsi di queste cose si occupano della cirinna. Un'ideologia che mette in contrapposizione diritti civili e
diritti umani, non ho ben capito che cosa, in cui o hai una cosa o hai l'altra. Ecco, questa ideologia non è morta, non risale agli anni 50 e vive e lotta con noi, anzi contro di noi, e quindi ben vengano iniziative come queste che ci mostrano da dove veniamo per arrivare dove siamo. Grazie.